Grazie professor Ianiri, grazie don Massimo e don Carmine per l'invito. Cercherò di essere il più possibile snello per chiudere in modo, come dire, più confacente al tema che ci siamo dati nel pomeriggio, che è la felicità, diciamo. Felicità nel mondo del lavoro. Io avrei potuto affrontare questa relazione da un punto di vista psichiatrico, psicopatologico, e quindi avrei dovuto parlare non della felicità, ma dei problemi che il mondo del lavoro spesso contiene e genera poi psicopatologia. Ricordiamo tutti che non molti anni fa c'era il tema dei suicidi legati alla crisi economica, c'era il tema della disoccupazione e di come questa incidesse sulla salute mentale. C'era un lavoro di Lancet, una prestigiosa rivista psichiatrica, che addirittura aveva creato, investigato una correlazione statistica tra il tasso di disoccupazione e l'incremento di patologia in generale, poi prevalentemente disturbi di tipo ansioso o disturbi dell'umore. Invece cercherò di fare una relazione un po' diversa, un po' più leggera, partendo da uno dei miei autori sicuramente più, almeno per me, affascinanti, che è Altan, perché Altan ci offre spesso uno sguardo ironico, ma al tempo stesso acuto, un po' amaro, diciamo, della nostra società. E qui Altan ci dice che cosa? Ci dice che il mitico operaio Ciputi, l'emblema della società novecentesca, diciamo, di una società industrializzata, di una società fordista, tra virgolette, dialoga con un suo collega nella società postmoderna e si esulta per qualcosa di indeterminato, che non è più il lavoro, bensì l'assenza del lavoro. Evidentemente in questo contesto sociale, civile, che abbiamo descritto più volte con la parola liquido, parola che ormai è diventata quasi abusata per come è frequentemente usata, quello che è indeterminato è più il precariato più che il lavoro. E questa è un'altra vignetta, è l'ultima di Altan che voglio mostrare, però a me fa particolarmente sorridere perché lavoro non ce n'è, allora mi trovi un job. Siamo nell'era dei Jobs Act, senza fare un discorso politico, positivo o negativo che sia, però evidentemente ci stiamo abituando a usare parole inglesi per, come dire, descrivere delle realtà un po' diverse da quelle che ci sono effettivamente. Oggi si parla di job, ma in realtà quello di cui stiamo parlando è un mondo lavorativo estremamente complesso, estremamente competitivo ed estremamente inaffidabile. Viste queste premesse, come si può parlare di felicità nel mondo del lavoro? Questi erano dati Istat e vedete che l'insoddisfazione nel mondo del lavoro c'è. C'è perché spesso non c'è sufficiente crescita all'interno del proprio curriculum, del proprio cursus honorum.
C'è perché spesso non si verifica un buon clima, un buon contesto relazionale nel mondo del lavoro. E oggi, diciamo, la dimensione tecnicistica spesso sostituisce la dimensione relazionale e questo chiaramente poi ha delle conseguenze. Questo è un grafico che mostra quelli che oggi sono i problemi che si incontrano nel mondo del lavoro. Io ero abituato a sentir parlare solo di mobbing e invece ho scoperto questo concetto che è lo straining, che è un concetto molto più sottile, molto più sfumato, in cui si verifica una pressione, diciamo, all'interno del contesto occupazionale che inevitabilmente poi sfocia in uno disturbo stress correlato. Non è definibile come mobbing vero e proprio, ma, come dire, presenta subdolamente delle caratteristiche tali da determinare quello che poi nell'ambito medico-legale si chiama il cosiddetto danno biologico. E poi c'è il classico stress occupazionale. Vedete come diciamo, i dati negativi, poi parlerò degli aspetti positivi, insomma, i dati negativi rispetto al mobbing sono dati che spesso vengono dal mondo dell'industria o dei servizi, ma incredibilmente, vengono anche dall'amministrazione dello Stato, quindi dall'amministrazione nei contesti ministeriali e così via. E poi, io sottolineo perché sono di parte, c'è un buon 8% di mobbing e pressione lavorativa in sanità e negli ospedali, cosa, diciamo, secondo me incomprensibile per certi aspetti, laddove in un ospedale bisognerebbe concentrare tutti gli sforzi in un lavoro volto ad aiutare gli altri. Questo è un bel libro, non è un paese per donne. Perché l'ho voluto riportare? Perché ci dice un altro aspetto, che in Italia il mondo del lavoro è un mondo che spesso esclude le donne. Prima abbiamo visto il monologo di Mastandrea, che devo dire effettivamente molto carino, però quel monologo, tra le varie cose, ci dice questo, che la società italiana non è una società accogliente verso la famiglia e verso i figli. Spesso rimanere incinta significa perdere il proprio posto di lavoro, e questo non solo in contesti, diciamo, aziendali, dove vige una logica produttiva ferrata, ma anche in contesti assolutamente inaspettati. Io ho visto diciamo, colleghe che hanno dovuto fare una scelta tra il partorire e mantenere il contratto di lavoro a termine, e questo, come dire, è un dato estremamente grave, così come in Italia la maternità non è assolutamente tutelata, e questo vale a tantissimi livelli. Quindi evidentemente questo è un problema. La terapia occupazionale, perché ho voluto mettere un accenno su questo? Perché già dagli anni 60 in poi si è scoperto il valore terapeutico del lavoro, e questo è un aspetto fondamentale, perché nella società attuale, che, come dice la nostra Costituzione, è una repubblica fondata sul lavoro, avere o non avere un lavoro
non è solo un fatto identitario che di per sé è importantissimo, perché la nostra identità, come dire, poggia spesso su quello che svolgiamo nella nostra vita lavorativa. E quindi questo è un grosso problema per chi una vita lavorativa non riesce ad avercela. Ma evidentemente è un criterio di accoglimento / esclusione. C'è stato in questi due giorni un congresso di psichiatria a Roma, si parlava di disabilità e di autismo, e i dati sulla percentuale di occupazione nei pazienti autistici ad alto funzionamento, quindi quelli con maggiori capacità cognitive, non raggiungono il 10%, insomma, il che evidentemente è gravissimo se si tiene conto che la stragrande maggioranza di questi pazienti non sono ad alto funzionamento. Per non parlare poi della disabilità intellettiva to cure, cioè evidentemente se abbiamo capito che l'occupazione ha un valore terapeutico, oltre che un valore sociale ed economico, non si capisce perché le nostre politiche sanitarie non sono politiche di integrazione. Ecco, la terapia occupazionale oggi è un miraggio. La nostra società, per come si è strutturata, è una società di accoglienza solo nella misura in cui evidentemente garantisce la possibilità di accedere al mondo del lavoro. Dicevo prima, il mondo del lavoro ha un valore altamente simbolico per noi, è il nostro biglietto da visita, è terapeutico a tutti i livelli, dalla disabilità al professionista che, come dire, si presenta come tale in funzione di quello che fa. È uno degli sgabelli su cui poggia la nostra identità. In questo senso è un elemento di straordinaria felicità. Io, uno dei miei autori preferiti è Joyce. Joyce, per esempio, è stato, secondo alcuni studiosi, un artista, un autore che si è curato scrivendo, diciamo, e questo dà l'idea dell'importanza del valore del mondo del lavoro, del proprio lavoro nella vita individuale. La patologia dell'etica, cito questo autore francese, Miller, perché evidentemente oggi viviamo in contesti in cui all'interno di un certo margine di autonomia, che è quello dato dai contesti sociali in cui viviamo, la nostra scelta, diciamo, di essere felici o meno, di fare il lavoro che vogliamo o meno, è anche una scelta di tipo etico, evidentemente. Cioè è una scelta dettata da una assunzione soggettiva di, alle volte, andare contro quello che è, diciamo, la corrente sociale maggiore. Il fatto di rinunciare a dei compromessi comodi, agevoli, il fatto di perseguire una scelta nonostante le difficoltà che questa scelta comporti, e quindi il fatto di essere felici nel proprio mondo lavorativo è anche un fatto etico, non è soltanto un fatto dettato dalle contingenze sociali che ci sono in quel momento. Per cui bisogna educarci all'etica del desiderio. Educarci all'etica del desiderio significa scegliere quello che noi desideriamo fare, che non è il piacere, non è banalmente, come dire, qualcosa che ha a che fare con una dimensione edonistica. È una mira, un obiettivo ideale a cui noi dobbiamo in qualche modo, direi, eticamente sottostare. A me piace questa da studente liceale con un po' di passione per la filosofia, piace citare questa massima kantiana, perché la trovo estremamente bella, perché agire come se la propria azione fosse universale, la dico in modo un po'
po' semplicistico, comporta, come dire, una responsabilità che evidentemente tutti noi dobbiamo assumere su noi stessi nel momento in cui aderiamo a un progetto di vita oppure meno. Il lavoro è un progetto di vita, non è semplicemente, come dire, un passatempo ad orario, è qualcosa che ha a che fare con una dimensione insondabile, soggettiva, su cui l'altro non può dire nulla, noi non dobbiamo permettere all'altro di intervenire e, diciamo, agire all'interno di questa scelta, di questo contesto, come se questa azione fosse dettata da un principio universale. Quest'anno mi è capitato di fare un breve intervento agli studenti di medicina che si esercitavano per il test di ammissione e la prima cosa che ho detto loro, almeno questo mi sono sentito di dire, spero di aver fatto la cosa più giusta anche eticamente, è chiedere se fossero realmente convinti di quella scelta o se fossero costretti a fare quella scelta. Non solo perché la loro possibilità di vittoria del test di medicina è inferiore se sono costretti, e questo è dimostrabile anche scientificamente, perché c'è una minore motivazione, ma perché, come dire, non stanno aderendo a quello che è il loro desiderio più importante. E quindi, più che fare, diciamo così, la cosa invogliata, è importante, per garantirsi la felicità lavorativa, aderire al massimo della propria aspirazione, che in questo senso è una sorta di dovere assoluto. Io mi fermo qui e vi ringrazio.